Benvenute a tutte e a tutti alla presentazione del progetto che le docenti e i docenti del Dipartimento di Studi Umanistici hanno pensato di offrirvi per la notte dei ricercatori e delle ricercatrici sezione Donne e Scienza. Certo potrebbe sorprendere vedere abbinata alla parola scienza un gruppo di studiose e studiosi che si occupano di letteratura, storia, filosofia, ma il nostro scopo è proprio quello di mostrarvi un altro lato del lavoro scientifico, che richiede altrettanta precisione, metodologia, ma anche cuore e passione. Vi presenteremo donne straordinarie, figure letterarie come Anna Karenina, Therese e Teresias, scienziate come Ipazia di Alessandra e papirologi come Medea Norsa, filosofe come Lusa Lomé e Simone Weil. Non importa se frutto del genere letterario o persone realmente esistite. Si tratta sempre di donne che hanno vissuto pienamente, spesso lottando contro un mondo ostile, ma con forza, intelligenza e dignità. Per questo, la nostra presentazione porta il titolo «Alla recherche de la femme». Ora, «chercher la femme» è una frase che si legge in questa forma in un dramma di Alexandrine Padre, «Le Moïcaines de Paris», del 1864. Ma è una frase che ha origini molto più antiche ed è comunemente usata per affermare che le donne sono causa, diretta o indiretta, di molti avvenimenti, anche se questi non hanno, apparentemente, nulla a che fare con loro. Ora, noi non vogliamo cercare la donna, ma vogliamo ricercare la donna nelle sue diverse manifestazioni e provare a capire chi è. E per farlo, alcuni docenti del Dipartimento di Studi Umanistici presenteranno figure femminili introdotte in molti casi da un verso di Apollinaire, come indicare il passaggio di testimone, il verso appunto, da una ricercatrice all'altra. Vi auguro dunque buon ascolto e anche un buon divertimento. Quella che sto per raccontarvi è la storia di un misterioso omicidio. Una storia tutt'oggi avvolta dal mistero. Siamo nel V secolo d.C. ad Alessandria d'Egitto, dove una donna viene barbaramente trucidata. Chi era quella donna? Chi l'ha uccisa e perché? Partiamo dal contesto. Sono secoli di dura lotta contro i pagani. La Chiesa, dal canto suo, sta attraversando un momento particolarmente importante, alle prese con la definizione del dogma cristiano e la lotta contro le eresie. E Alessandria è un punto nevralgico dell'affermazione del nuovo culto. Qui, malgrado l'opposizione di molti che lo consideravano un uomo violento, grazie al favore popolare, un uomo è riuscito a diventare vescovo. Si tratta di Cirillo, vescovo di Alessandria, siamo nel 412 ed è il primo protagonista della nostra storia. Cirillo, lo ricordo, è oggi padre e dottore della Chiesa. Chi era la vittima? Chi era la donna barbaramente uccisa? Lo stesso testimone Socrate Scolastico racconta che c'era una donna ad Alessandria di nome Ipazia. Era figlia del filosofo Teone. A tal punto di educazione pervenne da superare i filosofi del suo tempo. Coloro che volevano apprendere la filosofia accorrevano da lei da ogni parte. Con coloro che governavano saggiamente veniva a confronto e non c'era alcuna vergogna per lei di presentarsi tra gli uomini. Tutti infatti per l'assennatezza la rispettavano di più e ne restavano sbalorditi. Allora, riflettiamo un attimo su questa fonte, su quanto dice Socrate Scolastico, che vi ho detto, opera tra IV e V secolo, quindi ovviamente conosce i fatti, è molto vicino, ma è anche vicino al potere religioso. Ipazia viene certamente uccisa, in un modo terribile, con le conchiglie, scorticata, smembrata, e poi le prove vengono eliminate, e poi viene bruciata nel fuoco. E perché? Per l'invidia. L'invidia è la convinzione che fosse lei la causa della contesa tra Oreste e il vescovo Cirillo. Nel lessico Suda, un lessico ed enciclopedia di età bizantina, siamo nel X secolo, Ipazia è figlia del geometra Teone.
E poi Lessico Suda introduce un'altra informazione. Per la prima volta troviamo un riferimento a quella che noi oggi chiameremmo la produzione scientifica di Ippazia. Leggiamo che scrisse un commentario a Diofanto, un canone astronomico e un commentario alle coniche di Apollonio. Quindi lei si è occupata di matematica, Diofanto è il padre dell'algebra, Apollonio è un matematico e astronomo, canone astronomico non meglio identificato al momento, è appunto un'opera che dimostra la sua attitudine, la sua conoscenza e il suo interesse per l'astronomia. Ricapitolando, sappiamo che Ippazia conosce e scrive di astronomia. Sappiamo poi che Ippazia conosce e scrive di geometria e di aritmetica, che sa mettere poi anche in pratica queste conoscenze, tanto da arrivare a costruire o saper costruire un idroscopio e un astrolabio. Si dice però purtroppo che tutte le opere di Ippazia siano andate perdute e nulla possiamo dire sulla sua elaborazione teorica. Ma è proprio questa la verità? No, questa è solo la fake news. La verità è che esiste un manoscritto molto antico del X secolo, è un manoscritto greco, uno dei più antichi manoscritti greci che possediamo, che tramanda l'opera di Teone. Teone, il padre di Ippazia d'Alessandria, ha scritto il commento, tra le altre cose, un commento all'Almagesto di Tolomeo, cioè la raccolta in cui Tolomeo espone in maniera più completa il sistema geocentrico, cioè quel sistema che vede al centro della Terra, ovviamente al centro dell'universo, la Terra. Ecco, in questo manoscritto del X secolo, un manoscritto greco, 78 fogli di pergamena conservano un commento, un'opera di Ippazia. Che cos'è? È il commento di Ippazia al terzo libro dell'Almagesto di Tolomeo. Il terzo libro viene commentato da Ippazia, mentre tutto il resto viene commentato da Teone, ma l'opera di Ippazia si salva all'interno di un unico codice manoscritto che tramanda proprio la parte ad opera scritta da Ippazia d'Alessandria. Ed in effetti, come spero di riuscire a farvi vedere adesso mostrandovi un'immagine del manoscritto, al foglio 126 recto si può leggere un'intestazione. Naturalmente il manoscritto, come ho detto, è in greco e l'intestazione che compare solo in questo manoscritto recita «Εκ δόσεως παραναγνωστέισες τε φιλοσόφο τυγατρί μου Ιουπατία», cioè edizione rivista dalla filosofa Ippazia, mia figlia. Ma qui il giallo si infittisce ulteriormente. Mentre l'intero commento scritto da Teone è infatti tramandato da numerosi manoscritti, codici manoscritti, il commento al terzo libro compare, redatto da Ippazia, compare soltanto in questo codice che io vi ho appena mostrato, che è un manoscritto molto importante, un manoscritto del X secolo, un manoscritto greco, molto importante, ma peraltro non è proprio un manoscritto qualunque, perché era di proprietà del poliziano. Faceva parte della biblioteca privata del poliziano e reca infatti nei margini le note del poliziano. Alcuni studiosi hanno ipotizzato che nel commento di Ippazia si annidasse il germe del dubbio circa la validità del sistema geocentrico tolemaico, l'unico che, come sappiamo, per lungo tempo è stato considerato conciliabile con la giusta interpretazione dei testi sacri, quindi della Bibbia. Questo potrebbe essere forse un altro possibile movente per l'assassinio di Ippazia, alcuni studiosi lo pensano. Al di là però di qualsiasi questione che sia ancora aperta, Ippazia di Alessandria resta un'autentica icona, simboleggiando di volta in volta la lotta tra fede e ragione, la ribellione all'esercizio repressivo del potere. È stata eroina femminista del diritto ad essere pienamente e ad agire pienamente sul piano politico, sociale e culturale.
tutte e tutti dobbiamo qualcosa a Ipazia d'Alessandria. Dobbiamo conoscere la sua storia e non dimenticare più il suo nome. Per Silvia Ronchey, Ipazia cercava la verità, amava il dubbio, detestava la manipolazione. Io non so cosa Ipazia cercasse. Forse voleva semplicemente conoscere, capire. Per citare il primo libro della metafisica di Aristotele, forse bramava semplicemente conoscere. Ma spero, comunque, con questa piccola lezione che ho voluto costruire in questo modo e che spero vi sia piaciuta, ecco, spero di avervi mostrato anche un altro significato della storia di Ipazia, di questa donna. Ossia che chi fa ricerca non può accontentarsi di una lettura superficiale dei testi. Deve analizzare le testimonianze, deve raccogliere le prove, deve organizzare gli indizi, deve individuare le false piste, ricostruire i possibili moventi. Insomma, deve lavorare per riportare alla luce ogni più piccolo tassello che possa essere utile alla ricomposizione di una storia, qualunque essa sia. Chiunque abbia letto almeno una volta Anna Karenina o abbia visto un adattamento cinematografico dell'opera avrà sicuramente colto l'amore dell'autore per la protagonista di una delle sue opere più famose, cioè Anna. Sì, proprio lei, la donna traditrice, la donna insoddisfatta, profondamente infelice, passionale, no? La donna dal nobile aspetto che alla fine si butta sul pontpeno. In realtà Anna, personaggio estremamente contraddittorio, non è una donna immorale, non è una lussuriosa, è una donna che per amore va al di là della morale. La morale del tempo, ed è per questo un personaggio che nasce tragico, con un destino in qualche modo già scritto. Anna è una donna angosciata, Anna è dilaniata dai sensi di colpa, è piena di ossessioni e condanna se stessa nel preciso momento in cui si innamora. Forse più che in qualsiasi altro romanzo, in questo Tolstoj coincide con Anna. Come Tolstoj, Anna è una personalità complessa, contraddittoria, abbiamo detto, oscillante tra gli abissi della depressione più profonda e i vertici della creatività più esaltante. Tra i tanti personaggi creati dallo scrittore, Anna è sicuramente quindi quello che la rappresenta maggiormente, poiché entrambi, sia Anna che Tolstoj, vivono in una perenne contrapposizione tra passione, creazione e morte, distruzione. Igor Sibaldi afferma che Anna è proprio lui, Tolstoj, e si hanno in comune la scoperta improvvisa di un universo più reale, di un mondo cui sono sempre appartenuti. Anna compie un atto coraggioso nella sua vita, o meglio, fa della sua vita un atto di coraggio. Si strappa a quel suo mondo che, secondo la definizione di Lukács nella teoria del romanzo, è il mondo della convenzione e abbandona tutto e tutti, pur di sottrarsi ad esso. Per tale ragione il titolo di questo mio intervento è in maniera provocatoria Anna e la felicità familiare, quasi a stigmatizzare che la felicità e la buona riuscita familiare entro gli schemi della società aristocratica russa del tempo, una società estremamente ipocrita, ovvero dinanzi, per dirla con le parole di Lukács, al mondo della convenzione, dipendesse esclusivamente da una donna, o da Anna, rea della distruzione della sua stessa famiglia, se non addirittura dell'istituzione familiare. E non solo, Anna è persino responsabile della carriera del marito, l'ufficiale governativo Alexei Alexandrovich Karenin, che a un certo punto, in virtù proprio di tali considerazioni, vorrebbe impedire ad Anna di vedere il figlio e le rifiuta il matrimonio e il divorzio. Roland Barthes, i miti di oggi, fa un'attenta disamina di una serie di miti contemporanei, tra di essi anche il matrimonio. È curioso notare come Tolstoj sia precursore di Barthes quando descrive la folla. Per Barthes il grande matrimonio, cioè quello aristocratico borghese, risponde alla funzione ancestrale ed esotica della festa nuziale. Tale matrimonio rappresenta l'unione tra due famiglie ed è uno spettacolo agli occhi della folla che presenzia la consunzione delle ricchezze.
La folla quindi è elemento necessario e indispensabile, perciò il matrimonio viene sempre colto nella piazza pubblica davanti alla chiesa. Là, afferma Barth, si brucia il denaro e se ne abbaglia l'assemblea. Ebbene, per Tolstoj anche l'incipit della fine del matrimonio di Anna si consuma sotto gli occhi di tanti spettatori, anzi sotto gli occhi di tutta l'aristocrazia, nelle grandiose scene dei balli dove centinaia di sguardi osservano lo spettacolo dell'adulterio che si consuma dinanzi a loro. Coloro che vedono nella relazione di Anna con Vronsky un déjà vu, cioè uno dei tanti tradimenti cui la nobile aristocrazia russa dell'Ottocento era abituata, sbagliano di grosso. C'è infatti qualcosa di nuovo. Nabokov, in un ritratto di Anna, lo delinea chiaramente. Intanto Anna Karenina è una delle eroine più affascinanti della letteratura mondiale. Anna è una giovane donna, una bellissima donna, molto fiera, ma assolutamente condannata. Abbiamo visto che ha sposato un funzionario dalla molto promettente, e quindi Anna conduce una vita sociale spensierata in una Pietroburgo sfavillante. Adora il suo figlioletto, rispetta il marito, che è di 20 anni più vecchio di lei, e questa sua natura spumeggiante e gioiosa le porta ad accogliere di buon grado tutti i piaceri che la vita le offre. Ma incontra Vronsky, mentre in viaggio per Mosca, se ne innamora perdutamente, e questo suo amore sconvolge la sua vita e la porta a guardare tutto sotto un'altra luce. Soltanto per fare un esempio, nella famosa scena in cui c'è Karenin che incontra Anna alla stazione di San Pietroburgo, ella improvvisamente si accorge di un particolare che non aveva mai notato nel marito, cioè le sue orecchie a sventola. Fino a quel momento non aveva prestato minimamente attenzione a questo dettaglio, perché non aveva mai guardato realmente il marito e lo aveva semplicemente accettato come qualsiasi altro elemento di una vita che appunto accettava incondizionatamente. Dopo essersi innamorata, le cose quindi cambiano. La passione per Vronsky può essere paragonata ad un flusso di luce bianca in cui il vecchio mondo è visto come il paesaggio esangue di un pianeta estinto. Anna, afferma Nabokov, non è una donna comune, non è solo simbolo di femminilità, ella ha un'indole profonda, anzi la si può definire un vero e proprio concentrato di sentimento morale, tutto in lei è significativo, acuto, e l'amore per Vronsky è un amore profondo. In virtù di ciò Anna non può condurre una doppia vita, a differenza di molte altre molti altri personaggi femminili dell'opera, come per esempio la principessa Betsy, che pur avendo un amante o svariati amanti, come la gran parte delle donne della società moscovita del tempo, non riesce a comprendere la ragione per cui Anna metta a repentaglio il suo matrimonio e addirittura la sua stessa vita. Il fatto è che la natura di Anna è vera e appassionata e non può cedere minimamente né all'inganno né al sotterfugio. Non è come Emma Bovary, che Nabokov definisce un'eccentrica provinciale, una scialba sentimentalista persa dietro a sogni illusori e realizzabili. Anna rimette la sua vita nelle mani di Vronsky, decidendo persino di separarsi dall'amatissimo figlio. E nonostante tutto il grande tormento interiore, segue il suo amore prima in Italia, poi nella tenuta della Russia centrale, per infine far ritorno a Mosca, infischiandosene di come quel legame irregolare la trasformi in una donna immorale agli occhi di un mondo immorale, di quella società ipocrita, che è scioccata non tanto dalla relazione in sé, quanto dal totale disprezzo di Anna per quello che Nabokov definisce decoro sociale. Guillaume Apollinaire illustra quello che Francesi ha vissuto dal 1880 al 1918, conosciuto soprattutto come autore di due celebri raccolte poetiche Alcorno e Calligramma, ha avuto un ruolo importante anche nella storia letteraria teatrale.
grazie alla pièce intitolata Le Mammelle di Tiresia, che è stata rappresentata per la prima volta a Parigi il 24 giugno 1917, durante dunque la Prima Guerra Mondiale. Quest'opera, sottotitolata Dramma Surrealista, si compone di due atti e di un prologo ed è ambientata a Zanzibar. Questa città nella pièce ha una valenza endoforica perché le caratteristiche che le vengono attribuite non sono riconducibili univocamente ad un luogo reale ed è pertanto considerata la critica come uno spazio ipotetico che si trova al contempo dappertutto e da nessuna parte. Noi in questa sede percorreremo soltanto uno dei tanti temi collegati a quest'opera e al personaggio principale femminile di quest'opera, ovvero, come si evince dal titolo del nostro intervento, focalizzeremo l'attenzione sulla femminilità di Thérèse, Teresa, e sulla femminilità di Tiresias, Tiresia. La protagonista, infatti, dell'opera in questione si chiama Thérèse e nella prima scena del primo atto compie un gesto simbolico, in quanto stanca delle prepotenze e delle pretese del marito che appunto pretendeva di avere da lei 40 figli, decide di staccare da sé le mammelle, di gettarle via e di cambiare il proprio nome, che è appunto Thérèse, che diventa a questo momento Tiresias. Attraverso questo gesto simbolico, durante il quale si dà delle fattezze maschili e perde quelle femminili, e dunque si dà una nuova identità, Thérèse esprime la propria sofferenza e la propria insofferenza della condizione di donna succube. Il suo gesto manifesta l'insoddisfazione e la rivolta. Attraverso l'anticonformismo, Thérèse incarna infatti i connotati di una donna che si ribella alla sottomissione, all'autorità maschile, alla logica patriarcale, alla cultura maschilista, in genere, quindi ad atteggiamenti che noi definiremmo oggi non inclusivi. È una donna che ha aspirazioni, che mira alla realizzazione di sé e che, affermando opinioni controcorrente e percorrendo cammini controcorrente, cambia le rotte del proprio destino. Spogliatasi dell'identità di Thérèse, il cui essere donna coincideva con un'identità femminile limitata al ruolo di moglie e alla funzione di madre, sotto la nuova identità, quella di Tiresias, la protagonista propone una riscrittura dell'identità femminile. Riscrittura che va al di là della dimensione biologica e che deve intendersi in termini sociali e culturali, come superamento dei limiti associati all'immagine della donna e quindi come proiezione verso un altrove mentale di libertà e di indipendenza. Ecco perché Thérèse, che diventa Tiresias, afferma, parlando al marito, quanto segue: signor marito, non farete più fare quello che voi volete. È da molto tempo che gli uomini fanno quello che a loro piace. Voglio agire anch'io a mio piacimento, voglio andare a combattere contro i nemici, ho voglia di essere soldato, voglio essere un artista, voglio essere anche deputato, avvocato, senatore, ministro, presidente della Repubblica, medico, fisico, matematico, filosofo, chimico. Sono dunque delle idee audaci, espresse con un tono audace. Ricordiamoci che siamo nel 1917 e questa figura di Tiresias, pertanto, che è inserita in una realtà surreale
caratterizzata da una fantasiosa immaginazione, da elementi ed eventi straordinari. Basti pensare al grande incendio che distrugge le cascate del Niagara, aspetto di per sé assurdo, nonché ai 40.049 bambini nati in un solo giorno dal marito. Questa figura, dicevamo, Tiresias, il cui nome rinvia un personaggio della mitologia greca con il quale è possibile trovare numerose tematiche in comune, è un personaggio che proprio come la figura mitologica greca che era un indovino, vede oltre, anticipa il futuro, in un certo senso lo prevede. Questa pièce ha avuto un successo enorme, e lo ha tuttora, e è una pièce che mette in evidenza quanto effettivamente Apollinaire sia moderno in quello che dice e nelle modalità con le quali lo dice. Suggerisce la percezione da parte di Apollinaire, un delettre che viaggiava molto, viaggiava tantissimo, era viva con una molteplice varietà di artisti, del cambiamento che si andava delineando riguardo la costruzione sociale e culturale dell'identità femminile. Su internet ci sono numerose registrazioni di diverse rappresentazioni dell'opera in varie lingue, testimonianza del successo di quest'opera e dell'importanza che ricopre nelle varie culture. Trattasi di un'opera che, sì, è vero, è complessa, data la molteplicità del tessuto semantico sotteso dal punto di vista storico, politico, sociale, letterario e mitologico, ma è sicuramente gradevole e divertente da guardare e piacevole da ascoltare, per i tanti effetti sonori, musicali, per le allitterazioni e per gli effetti scenici che appunto questa pièce rappresenta. È una importante opera che si inserisce in una dinamica odierna molto importante, collegata alla rivendicazione dei diritti della donna all'interno proprio di una politica della parità di genere. Pertanto questa pièce vale la pena di essere guardata e di essere ascoltata proprio per la portata moderna che essa sussume. Buona visione e buon ascolto. Se c'è una donna che non ha mai fatto quello che le veniva chiesto dalla famiglia, dagli uomini, dalla morale, dalle convenzioni, quella è stata Luisa von Salomé, detta Lu. Bella, intelligente, anticonformista, curiosa, è soprattutto oggi nota per i suoi legami con grandi esponenti della cultura ottocentesca, da Nietzsche a Wedekind, da Rainer Maria Rilke, che ha affascinato e sedotto, ma è anche un esempio di emancipazione, di un'ostinata difesa della propria autonomia, della propria libertà, che ha praticato a dispetto di tutto, fino alla fine dei suoi giorni. Lu Salomé non è una femminista, non si interessò mai di femminismo, il suo desiderio di libertà non aveva a che fare con una rivendicazione di genere. Lu teorizzava piuttosto un'espansione dell'individualità quasi fino all'eccesso. Ha proceduto indomita in questo senso, senza badare alle critiche, alle calunnie e pregiudizi, ha tenuto sempre testa a chi voleva fermarla, perfino i nazisti, che non riuscirono a cacciarla dalla sua casa di Göttingen, dove praticava da più di 20 anni l'arte giudaica della psicanalisi. Sì, perché questa donna eccezionale, 50 anni, per l'epoca un'età di tutto rispetto, incontra Sigmund Freud e si innamorò delle sue teorie, divenendo una delle sue prime ascoltatissime allieve e analista lei stessa. Freud ha sempre avuto parole di grande ammirazione per Lu Salomé, tanto da citarla espressamente, se non erro, almeno 7 volte nella sua opera Omnia. È senza dubbio una donna affascinante, Lu scuote e percuote col suo temperamento, con la sua viva intelligenza. È una musa per tutti gli intellettuali fin de siècle che arriva ad incontrare. Lo psichiatra svedese Paul Bier, uno dei suoi ultimi amanti, disse di lei: quando Lu si appassiona ad un uomo, dopo 9 mesi costui mette al mondo un libro, che mi sembra una cosa piuttosto bella da dire.
Ma procediamo con ordine, sebbene velocemente, perché abbiamo veramente pochissimo tempo. Lofon Salomè nacque a San Pietroburgo nel febbraio del 1861. Era la sesta figlia, l'unica femmina, di un generale russo che aveva fatto carriera alla corte dei Romanov e di una ereditiera tedesca che veniva da una famiglia di grossi industriali dello zucchero. Adorata dal padre e dai fratelli, come ovvio, era la più piccola, tiranneggiata dalla madre che invece era molto rigida, venne allevata secondo i principi della Chiesa protestante riformata, che abbandonò ben presto, prima dei 16 anni, e soprattutto venne allevata secondo i canoni della migliore educazione aristocratica, quindi parlava francese e tedesco, che erano le lingue di famiglia, ricevette una precoce formazione in filosofia, teologia, storia delle religioni e letteratura. Nel 1880 lui lasciò la Russia e si trasferì a Zurigo con la madre per motivi di salute, soffriva infatti di tubercolosi. Qui si iscrisse all'università, dove frequentò storia dell'arte e teologia. Pensiamo che era una delle poche università, quella di Zurigo, che allora metteva alla frequenza le donne, ma dovette interrompere gli studi in maniera repentina perché la tubercolosi si stava aggravando, lui aveva bisogno di un clima più mite. Nel febbraio del 1882, quindi, sempre accompagnato dalla madre, si trasferì a Roma. Dopo due anni, lui, che aveva poco più che 20 anni, convinse la madre a tornare in Russia senza di lei, quindi pensiamo a questa ragazza intelligentissima che poco più che 20enne rimane a Roma, o comunque in Europa, a girare da sola, girare e emanciparsi da sola. Roma è una tappa decisiva nel nostro racconto, perché qui lui fece la conoscenza di Friedrich Nietzsche, che venne chiamato precipitosamente dall'amico Paul Re, che conobbe appunto lui Salomè a Roma, a casa di un'amica comune. Non poté fare a meno, Paul Re, di scrivere a Nietzsche, il filosofo più anziano di lui e ben più quotato di lui, scongiurandolo di venire a conoscere questa giovane russa, poco più che ventenne, che l'avrebbe stupito per le sue qualità. Nietzsche, infatti, nell'aprile 82 arriva a Roma, raggiunge i due nella Basilica di San Pietro e in maniera irriverente scambia le prime parole con lui Salomè attraverso la grata di un confessionale. Quello che Nietzsche disse è abbastanza famoso. Nietzsche disse: da quali stelle siamo caduti per incontrarci qui? Nietzsche evidentemente vede fin da subito in lei la sua allieva ideale, una delle poche in grado di comprendere fino in fondo la sua dottrina, anche negli aspetti più esoterici. Comincia così in questo periodo un rapporto abbastanza noto, di forte amicizia fra Nietzsche, Re e Lu. La trinità stellare, come amavano definirsi, aveva un progetto di andare a vivere insieme, come qualcuno ha scritto, nella castità dei corpi e nella sfrenatezza delle menti, per fondare una piccola libera comunità di studi. Si sarebbero dovuti trasferire a Parigi perché un progetto tanto trasgressivo per l'epoca non poteva essere attuato altrove, ma purtroppo il progetto fallì, Nietzsche non vide mai Parigi e si dovette accontentare della compagnia di Lu soltanto per una ventina di giorni a Tautenburg, nei boschi della Turingia. Lì lo raggiunse Elisabeth, la sorella di lui, per vegliare sulla loro moralità, naturalmente. Furono giorni difficili per la ostilità palese fra le due, fra Elisabeth e lui, ma anche molto stimolanti, fatti di letture comuni, di conversazioni serrate, anche notturne, di momenti di intesa lettiva. E Nietzsche scriverà che la cosa più utile di quell'estate erano state proprio le sue conversazioni con lui. Questo sodalizio si ruppe bruscamente, in particolare per le manovre di Elisabeth, che non poteva tollerare che il fratello fosse coinvolto in comportamenti tanto anticonformisti. Scrisse lettere di fuoco, ben pensante e bigotta com'era, a loro tre, agli amici comuni, perfino alla madre di lui, ingiungendola a venirsi a riprendere una figlia tanto sciagurata. Tutto questo provocò appunto la rottura dell'amicizia fra Nietzsche, lui e anche Re, e soprattutto provocò la caduta di Nietzsche in una profondissima depressione. Ma il filosofo, da par suo e con parole sue, trasformò il suo fango in oro, dando vita alla sua opera più celebre, Così parlò Zarathustra, che confessa candidamente di dovere a lei. Lui e Re continuarono insieme a vivere a Berlino e a Vienna per altri tre anni, dopodiché nel 1886 lui si fidanzò con un orientalista piuttosto noto a Göttingen, Friedrich Karl Andreas, cui si unì in matrimonio l'anno successivo, ma fu un matrimonio bianco, perché lui aveva accettato pretendendo in cambio un patto reciproco di libertà sentimentale. In qualche modo Andreas l'aveva ricattata minacciando il suicidio, lui aveva accettato, ma soltanto a patto appunto che la sua libertà fisica e soprattutto intellettuale non venisse intaccata.
Dopo il matrimonio cominciò così per un lungo periodo di fervida attività intellettuale. Scrisse saggi, poesie, opere di narrativa, romanzi, critiche teatrali, recensioni. La sua intensa attività e la sua vivacità la portarono a spostarsi nelle principali città in cui ferveva lo spirito di fine secolo, quindi Berlino, Monaco, Parigi, Vienna. Incontrò molti degli intellettuali che contavano allora tra Germania e Austria, coltivando con loro, con molti di loro, rapporti di grande intensità. Quella che invece lui stessa definì l'emancipazione della carne, il sesso, iniziò molto tardi e ebbe il suo punto di massima maturità nell'incontro con Rainer Maria Rilke nel 1897, all'epoca di 14 anni più giovane di lei. Il carteggio tra loro è una pietra miliare davvero nell'epistolario amoroso del Novecento. E lui e Rilke rimasero legati fino alla morte precoce di lui nel 1926. Nel 1911, l'abbiamo detto, lei aveva 50 anni, l'incontro con Freud e la passione per la psicanalisi. Gli anni successivi saranno completamente dedicati alla psicanalisi, sia col lavoro terapeutico, sia con quello di ricerca teorica. Non smise mai di esercitare, nemmeno dopo l'avvento del nazismo, che come abbiamo detto considerava la psicanalisi una scienza giudaica e lei pertanto che l'applicava una nemica dello Stato. I nazisti tentarono di esiliarla, la osteggiarono in tutti i modi, ma lei coraggiosamente non lasciò mai la sua casa di Göttingen, dove rimase prima accanto al marito, poi dopo la morte di lui da sola, ammalata di cancro e di diabete, ma sempre serena, sempre lucida, dove morì nel 1937 a 76 anni. Poco dopo la sua morte, giusto pochi giorni dopo, la Gestapo irruppe nella sua abitazione e portò via tutti i suoi scritti e che lasciò segregati, praticamente nascosti per anni. Come scriverà Mazzino Montinari, un grande biografo soprattutto di Nietzsche, leggo, la vicenda intellettuale di lui è caratterizzata in primo luogo da qualcosa che oggi sembra assolutamente inattuale, il culto della propria personalità, la piena consapevolezza di essere, mai di dover essere. La mancanza di ogni risentimento, l'incapacità dovuta a una natura felice, riposante su se stessa, di far parte di un qualsiasi movimento o partito, compreso quello dell'emancipazione femminile. Lui aveva disposto che le sue ceneri fossero disperse nel giardino di casa di Goethe, perché in contrasto con le leggi tedesche, e fu tumulata nella tomba del marito. Un paradosso per una donna tanto indipendente, che non ha nemmeno oggi le sue generalità scolpite sulla lapide. Ma forse no, se pensiamo che sulla sua lapide c'è scritto in un gentile corsivo semplicemente lui. Forse è giusto così, per una donna che in fondo è appartenuta soltanto a se stessa. L'obiettivo del presente intervento è quello di fornirvi un sintetico quadro di questa volontà di essere un filosofo, di un filosofare in azione, rappresentato da una donna filosofa che per mezzo della sua riflessione teoretica e del suo esemplare impegno ha illuminato le tenebre del Novecento. Stiamo parlando di Simone Weil. Tutta la vita, in modo eclettico e antisistematico, ha insegnato e scritto di filosofia. Ed è proprio questo aspetto, quello di dedicarsi alla formazione, che ritengo utile indagare insieme a voi. La formazione è stata considerata da Simone, cito da Caillers, itinerario per condurre fuori dal dominio di un pensiero educativo che si assolutizza. Ma chi è Simone Weil? E cosa dicono di lei? Simone Weil appare una donna esule in fondo alla solitudine, che è arrivata a Dio attraverso il malare esistenziale ingigantito dall'incontro con la bestia dell'industrialismo. Il suo pensiero è un'espressione di un cammino di vita raggiungibile per tre vie: il desiderio della verità, lo sforzo costante di attenzione per attingervi e soprattutto l'obbedienza alla propria vocazione, quella di essere una formatrice. Tra alcune descrizioni del suo carattere e del suo aspetto è stato dato quella di Georges Bataille, che ha lasciato una descrizione dettagliata di Simone rappresentandola nel personaggio di Louise Lazar del suo romanzo. Aveva vestiti neri, mal tagliati e macchiati, aveva l'aria di non vedere nulla davanti a sé, spesso passando oltre i tavoli. Senza cappello, i capelli corti, ispidi e mal pettinati le facevano ali di corvo a ciascun lato del viso. Esercitava un fascino tanto per la sua lucidità che per il suo pensiero da allucinata. Mi chiesi però per un attimo se non fosse l'essere più umano che avessi mai visto.
Anche Gabriella Fiori, alla quale si deve un'accurata biografia su Simone Weil, ci deve un ritratto particolareggiato della Weil. Piccolo viso, stretto, mangiato dai capelli e dagli occhiali, il naso affilato, gli occhi neri che ti fissano con arditezza, il collo proteso, davano l'impressione di una curiosità appassionata, quasi discreta. E ancora, il suo sguardo stupendo relitto nel naufragio della sua bellezza, riemergeva lentamente dalla visione per tornare alla vista. Era così intenso e puro. È vero, Simone veniva costantemente giudicata per i capelli spettinati, la camicetta non fresca di bucato, il corpo trascurato, la stranezza. Spesso l'immagine che si ha di lei è quella di essere in continua tensione, scontrosa, ombrosa. Ma se leggessimo gli scritti weiliani, vedremo che essi rivelano in molti casi uno spirito che non disdegna l'umorismo, ama lo scherzo, anche la battuta sarcastica. E singolare soprattutto la corrispondenza con i suoi allievi, che reca testimonianze in tal senso, facendo emergere soprattutto quello spirito allegro, giocoso, quel procedere per aforismi e frammenti senza gerarchia interna e con un unico scopo, far diventare i propri allievi competenti nel filosofare, cioè competenti nel dialogo, nella logica, nell'ermeneutica e soprattutto nel saper riconoscere e sfruttare quegli elementi critici e renderli come risorsa per la soluzione dei problemi di ogni giorno. La riflessione di Simone Weil si inquadra nell'ambito del pensiero fenomenologico proprio di quell'Europa in cui si assiste a una radicale relativizzazione della scienza e della tecnica, capace di mettere in discussione il paradigma del dominio dell'uomo sulla natura, costitutivo dell'opposizione tra capitalismo borghese e marxismo. Il tempo in cui la filosofia inizia a prendere coscienza del fatto che i vecchi dei sono morti, ma i nuovi non sono ancora arrivati, e la modernità ha iniziato a guardarsi, a registrare la crisi del cartesianesimo, è già altro da sé, in transito verso il postmoderno. Per un'adeguata ricostruzione storica è importante sottolineare che Simone Weil è stata molto spesso più che altro citata che seriamente studiata. Come Franco Ferrarozzi nel suo libro La pellegrina dell'assoluto ha rilevato, è stata presentata quasi con molta superficialità, a volte addirittura etichettata, oppure classificata in maniera molto veloce, oppure non sostenuta con argomentazioni approfondite. Si è detto di lei che sia stata una mistica dotata di una ferrea volontà di sacrificio e abnegazione, una straniera al mondo, una pellegrina dell'assoluto. Facendo in tutte queste interpretazioni emerge la sfiguratura di un pensare lontano dall'elite dell'epoca e che oggi, con una prospettiva storica differente, suscita sempre più interesse e attenzione. Anche se alcuni critici prevale soprattutto localizzati negli anni Ottanta, la tendenza a privilegiare l'immagine della pensatrice solitaria, questo limite verrà superato negli studi critici condotti negli anni 90. E questo limite, secondo Leanna Corbascio Contento, è dovuto al fatto che si privilegiano solo gli scritti degli ultimi anni di Simone Weil, con particolare riguardo ai Cahiers e alle lettere, e non si tiene presente la totalità delle sue opere. Nessuno può esimerci, scrive appunto Corbascio Contento, da privilegiare un'opera piuttosto che un'altra, soprattutto quando si vuole mettere in evidenza l'attualità dell'opera di un pensatore, ma un'autentica lettura critica non può non tener conto che una parte non trascurabile degli scritti della Weil sia quella degli anni del suo impegno politico e culturale, riconducibili agli anni 30. Proprio partendo da questi scritti degli anni 30, che si delinea la linea pedagogica weiliana fondata sull'addestramento dell'attenzione che si traduce in psicacogia, cioè guida delle anime, orientamento degli allievi verso il luogo in cui si può diventare ciò che si è. Simone svolge lezioni presso soprattutto licei femminili di ben 5 città della Francia. Tale esperienza fu interrotta da 2 lunghi periodi di congedo. Il primo, relativo all'anno scolastico 1934-35, fu da lei richiesto per motivi di studio, occupato in gran parte del lavoro in fabbrica. Infatti Simone si fa assumere in quegli anni in officina per verificare lo stato di abbruttimento fisico e morale degli operai, assoggettati a un meccanismo produttivo di cui non hanno controllo e condizione alcuna, secondo Simone Weil. Il secondo periodo è quello del 1936-37, fu determinato dal cattivo stato di salute e dall'aggravarsi del mal di testa di cui soffriva da tempo.
Un'esperienza quindi non molto lunga, quella dell'insegnamento, ma certamente determinante per il pensiero filosofico veniano. Infatti Simone Weil dedicò sempre la più grande attenzione ai suoi allievi come persone, da parte sua non si risparmiò mai. Dalle testimonianze della madre, dalle stesse allieve, persino dai numerosi ispettori invitati a controllarla, emerge l'impegno accurato nel preparare le lezioni e la correzione esaustiva dei compiti, nonostante quindi moltissimi impegni sociali, la vita spartana scelta e nonostante i terribili mal di testa, Simone arrivava sempre puntuale a scuola, carica di libri ottenuti con lo sconto da distribuire per tutti i suoi allievi. Oppure con i compiti un po' sì bruciacchiati dalla sigaretta, ma perfettamente corretti, o anche semplicemente con una lezione che magari aveva preparato di notte al ritorno agli incontri con i minatori, con i disoccupati. Anzi, in ogni scuola in cui insegnò tenne corsi gratuiti di storia della scienza e di storia dell'arte, e questo disinteresse per il denaro, così raro anche per il tempo, non faceva che accrescere la stima per lei. Ma la vita scolastica di Simone fu costellata anche da problemi con le autorità scolastiche, visite di ispettori, rapporti più o meno favorevoli dei presidi, in quanto dal punto di vista ufficiale sicuramente il suo atteggiamento, il suo anticonformismo, il suo modo di intendere l'educazione potevano risultare scandalosi. Di certo Simone Weil preparava comunque i suoi discenti non esclusivamente ad un esame scolastico da sostenere, ma alla vita. Simone raggiunge questo scopo attraverso la ginnastica scolastica. Cito: «L'educazione consiste nel dare origine ai movimenti, l'indicazione di quel che è vantaggioso, di quel che è obbligatorio, di quel che è bene, compete all'insegnamento. L'educazione si occupa dei movimenti per l'effettiva esecuzione, poiché nessuna azione viene mai esagerata quando manchino movimenti capaci di fornirle la quantità di energia necessaria». Quindi non tutti gli esiti del suo itinerario culturale erano insiti nelle premesse, la stessa sua esistenza non è stato uno sgomitolarsi fatale. Simone Weil è impossibile da ricondurre in un ruolo e in un'unica vocazione, in quanto si denota in lei una forte libertà dalle ideologie, dalle appartenenze di scuola o di gruppo. Pensare agì spesso controcorrente con una stupefacente capacità di anticipare le svolte e i bisogni spirituali del nostro secolo, in cui ci sono filosofi che attraversano il tempo e altri che ne portano il peso e altri ancora che lo penetrano forandolo. Sicché passato e futuro, presente e perfetto, in essi si contaminano, si contraggono e poi si distendono. Questi sono i filosofi più scomodi tra i filosofi, ma sono anche quelli sui quali si è spronati a fare esercizi di seduzione o di imprigionamento. Nascono allora gli orizzonti di appartenenza o i sacchi dove i lacci di ismi rassicuranti legano le aperture, attraverso le quali lo zampiglio di invenzione del pensiero, come lo chiamava Simone Weil, potrebbe traboccare nella libertà originaria. Simone Weil appartiene per intero a questo gruppo di filosofi scomodi e la sua filosofia in azione, un magistero non relegato all'interno di un'aula ed ancora oggi un eco risonante di genialità educativa. Simone, nata a Parigi il 3 febbraio 1909 e spentasi all'età di 34 anni il 24 agosto 1943, è certamente colei che ha fatto della sua vita una missione educativa. Triestina e di famiglia ebraica, Medea Norsa nacque a Trieste il 26 agosto del 1877. Conseguì la laurea a Firenze presso l'Istituto di Studi Superiori il 4 1906, e già pochi mesi dopo, durante il mese di dicembre, ottenne il permesso di accedere al gabinetto dei papiri e di collaborare con il suo maestro, ragione di tutti studiosa, Girolamo Vitelli. Nell'anno successivo tornò a Trieste, dove rimase fino al 1911 insegnando nel liceo civico femminile che aveva frequentato da... Ma quando nel 1911-1912 non le fu concesso che aveva richiesto per poter lavorare al primo volume dei papiri italiana con Vitelli, decise di abbandonare definitivamente la città di Trieste. Si sarebbe recata in seguito soltanto per le sue vacanze e quindi si trasferì dove svolse la sua vita tra l'insegnamento nei licei di Grosseto e di Massa, l'azione con la Società Italiana per lo Studio dei Papiri in Egitto, che poi sarebbe stato l'attuale Istituto Papirologico Vitelli. Nel 1924 ottenne la libertà
virologia classica e nel 25 soltanto fu comandato ufficialmente parte della neonata Università di Firenze come conservatrice dei manoscritti al gabinetto di con la possibilità anche di tenere dei corsi. E fin da quel momento, pur navigando nelle tragedie del secolo, pur nella disperante perdita del maestro il 2 settembre del 1930, nell'orrore dei bombardamenti e nella sofferenza della malattia che la colse negli anni finali della sua vita, la Norsa fu a tempo pieno papirologa assoluta, completa, l'unica in Italia che potesse interloquire dialogando con i grandi papirologi d'Oltralpe. Però con la morte di Vitelli tutto quanto cambiò radicalmente. La donna si ritrovò sola di fronte ai papiri, alla vita, al mondo accademico italiano, in particolare fiorentino, che certamente l'aveva apprezzata, ma anche sopportata dal momento che era diventata un filtro, un tramite unico nel rapporto con l'anziano maestro, il quale proseguiva con serenità la missione della parte conclusiva della sua vita di studioso, ovvero quello di dare origine e di rafforzare quella che poi sarebbe diventata la prestigiosa scuola papirologica fiorentina. Anche il regime fascista, che pure con l'esasperato nazionalismo aveva nella ricerca archeologica e papirologica in terra d'Egitto l'avanguardia di una propaganda intelligente e fedele, cominciava, ora che Vitelli non c'era più, se non a dimenticare la Norsa, almeno a lasciarla in un limbo nel quale lei non era abituata e tantomeno rassegnata. I finanziamenti però continuarono per un certo periodo di tempo, così da sentire un'apparente continuazione delle attività normale, e nel 1935-36 fu persino possibile dare l'avvio ai lavori della missione archeologica di Antinupolis, la città del Medio Egitto fondata nel 130 da Adriano, che Vitelli aveva visitato da giovane e dal quale era rimasto particolarmente colpito perché intuiva la potenzialità del sito dalla enorme vastità delle rovine. Cominciarono una serie di campagne di scavo che ancora oggi vengono continuate e sono state interrotte soltanto dalle tragedie mondiali, quali appunto quelle della guerra. La Norsa credeva nello scavo e recuperando tesori dal mercato antiquario egiziano, e per questo si impegnava con tutte le sue forze affinché l'istituto Vitelli fosse presente e attivo in Egitto. Però proprio a seguito di una sua richiesta al rettore dell'Università di Firenze di partecipare alla campagna di scavo del 1939, che si vide decapitare la richiesta della esatta posizione razziale, proprio lei che era stata battezzata, che era cattolica e per decenni aveva rappresentato l'italianità d'eccellenza in una repubblica delle lettere sempre più universale e trasversale. La pratica procedette lentamente fino a quando si ebbe l'esito che la definiva mista, non ebrea, e quindi le consentiva di partire. Però era troppo tardi, perciò non ebbe modo di partecipare a quella campagna di Antinupolis che poi sarebbe stata l'ultima prima della guerra. Ma non si diede per vinta, continuò a lavorare instancabilmente all'edizione dei papiri nella papiroteca fiorentina, così ricca di materiale e di libri, ma povera di uomini che erano stati costretti a partire per la guerra. Curò l'edizione del primo fascicolo del dodicesimo volume dei papiri della Società Italiana, di cui sottoscrisse la prefazione nella Pasqua del 43, per la prima volta senza il maestro. Erano documenti su papiro e su ostraca, mentre i testi letterari furono affidati a Bartoletti, che li portò a termine nel secondo fascicolo, che chiuse il volume nel 51, quando la Norsa era malata e non era più in grado di portare a termine il lavoro. Dal fascicolo primo del volume tredicesimo, che uscì nel 49 per sua cura, dedicato alla memoria di Girolamo Vitelli nel centenario della sua nascita, lei sottoscrisse una premessa nell'agosto del 1948, alla quale si aggiunse nell'aprile dell'anno successivo la firma di Nicola Terzaghi, un fascicolo mirabile per i testi contenuti, dall'ostraco di Saffo alle elleniche di Ossirinco, dal romanzo di Nino alle pergamene di Antinue. Quelle furono le ultime battute di una vita spesa per la scienza. Bartoletti le subentrò nell'anno accademico 47-48 come incaricato del corso di papirologia presso l'Università di Firenze, e nel 1949 Terzaghi, un filologo che poco sapeva di testi documentari e di paleografia, la sostituì nella direzione dell'istituto. Morì a Firenze il 28 luglio del 52.
i lavori scientifici e la sua influenza in una materia al cui sviluppo così profondamente aveva contribuito, ancora adesso costituiscono la ragion d'essere del suo ricordo. Il suo interesse fu sempre volto all'edizione dei testi, con privilegio per quelli che definivano la nuova disciplina secondo i dettami di Ulrich Wilken, i documenti. Intricate scritture, abbreviazioni, formulazioni singolari non avevano segreti, si disvelavano alla sua genialità paleografica, alla sua padronanza del linguaggio sempre più tecnico che la papirologia dispiegava. Rendiconti, contratti, registri d'ufficio, del catasto, delle tasse, lettere private, povere di sintassi come spesso di contenuti, erano presentate con sobrio commento, essenziale descrizione, assenza di traduzione secondo lo stile che Vitelli aveva inaugurato già nel 1906 con il primo volume dei Papiri Fiorentini. Da quello stile Norsa raramente si allontanò. Non fu mai una storica, così come non lo era Vitelli, ma piuttosto fu una filologa. L'attenzione era volta al testo, al contenuto, alla lingua. I problemi storici, economici, sociali restavano sullo sfondo, ben presenti ma non evidenziati, né tantomeno risolti. A questo si dedicavano studiosi come Wilken o Rostovtsev, solo per citarne due tra i massimi che ai papiri attingevano. Una volta che il testo era stato letto, descritto, inquadrato nel suo tempo, veniva affidato alle pagine dei papiri della Società Italiana o del Bulletin della Société Royale d'Archéologie d'Alexandrie, patrimonio per altri studiosi che vi avrebbero fatto riferimento, sicuri della trascrizione, delle annotazioni, delle datazioni che la NORS aveva dato. A lungo svolse il lavoro in stretto rapporto con Vitelli, per i quali soprattutto negli ultimi anni di vita del maestro leggeva, trascriveva e intendeva le scritture. L'edizione dei volumi dei Psi, come negli articoli delle riviste specializzate, erano a doppio nome, Norsa Vitelli, ma se si prescinde dai testi di letteratura, dove la genialità e l'esperienza linguistica del Vitelli erano evidenti, il resto era opera della Norsa, soprattutto della sua abilità di paleografa. Però non fu solo una studiosa da biblioteca, andava a cercare i papiri nel luogo in cui erano stati scritti, in Egitto, presso i mercanti, nelle località di scavo che la Società Italiana per la Ricerca dei Papiri Greci e Latini avevano ottenuto in concessione dalle antichità egiziane a questo preposte. Questi luoghi remoti, come le accoglienti stanze dell'antiquario di antichità Tano, la videro passare a partire dal 1926, anno in cui per la prima volta arrivò nell'Alessandria di Breccia, che degli scavi della società e dell'istituto la NORS organizzò scavi, realizzò acquisti di documenti, c'è il papiro con il resoconto in ambasceria ad Augusto il 1160, il frammento di rotolo con la chioma di Berenice e di Callimaco, le pergamene di Gaio, l'ostragon contenente strofe di Saffo. Una serie di testi letterari importantissimi per la nostra storia e per la conoscenza della cultura egiziana che senza di lei non avremmo mai potuto conoscere.